Allora, vediamo un po' questa rassegna stampa come parte questa mattina. Vedo che siete in collegamento, possiamo iniziare subito a fare la rassegna stampa sui temi della giornata. Aspettate che cerco gli occhiali perché ho preso un sacco di appunti in aereo, sono a Milano. Allora, la questione fondamentale ovviamente oggi è quella politica e economica. Il tema fondamentale è dopo quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che avrebbero rivisto la curva dell'IRPEF, la curva dell'IRPEF sarebbe stata rivista, oggi sembra che ci sia stato un gran casino all'interno del governo perché non si stanno mettendo neanche d'accordo su come distribuire i 3 miliardi quest'anno e i 5 miliardi l'anno prossimo del cosiddetto cuneo fiscale, cioè ai 9,5 milioni di dipendenti che hanno già avuto gli 80 euro dovrebbero redistribuire quest'anno 3 miliardi e l'anno prossimo 5. E Gualtieri pensava che questa cosa più o meno si potesse fare con semplicità, essendo lui il ministro dell'economia. No, 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 gli ha detto la sottosegretaria Castelli, quella che ricordiamo in quella puntata di Porta a Porta, aveva spiegato la sua nuova teoria economica a Padoan dicendo: questo lo dice lei, e tra l'altro Padoan diceva una cosa piuttosto banale e accreditata da tutti quanti. Ancora quindi in discussione, ma quello che vi segnalo è un'intervista al vice ministro Misiani, che non è del Movimento 5 Stelle ma è del PD, e sapete che cosa ha detto Misiani oggi nelle pieghe di una sua intervista? Ha detto: sapete come recupereremo dei soldi in questa rimodulazione dell'IRPEF? Aumentando l'aliquota per i più ricchi, che poi sono l'aceto medio italiano. Quindi insomma abbiamo già capito quello che è l'indirizzo che questo governo prenderà, oltre ad aver tolto 500.000 flat tax, oltre ad aver tolto la cedolare secca, oltre ad aver tolto con sugar tax e poi te vedremo con plastic tax alcune risorse al sistema economico, bene, vuole rimodulare l'IRPEF aumentandone le aliquote. Sul fronte politico due considerazioni. Buffagni, l'uomo forte del Movimento 5 Stelle, un ex uomo forte del Movimento 5 Stelle, che ieri era intervenuto a difesa di Di Maio, oggi dice: ragazzi, non si fa nessuna alleanza strategica con il PD, chi dei nostri vuole andare con il PD, dice Buffagni in un'intervista, beh, insomma, se ne può anche andare via. Toc toc, direi che Buffagni fa ai suoi compagni di partito. Zingaretti invece ha riunito tutti quanti i suoi nell'abbazia a Rieti e nel convento cosa decidono? Che ci sarà un patto di legislatura almeno fino al 2023 con il Movimento 5 Stelle, quindi non si litiga con loro fino al 2023, questo dice il segretario del PD, e in realtà Franceschini va avanti, che è quello che in realtà ha fatto nascere il governo prima di tutti quanti, il più grande alleato del Movimento 5 Stelle all'interno del PD, e Franceschini, l'uomo, il capo delegazione del PD al governo, dice: non solo patto di legislatura per quest'anno, ma dobbiamo pensare a come inventare e trovare un modo per un'intesa e un'alleanza futura anche dopo questa legislatura. Quindi il PD che assorbe, secondo l'idea di Franceschini, evidentemente gli stellati. Fermi tutti. Piff, sapete chi è? L'uomo che tutti quanti voi ascoltate sulla mafia e non solo? Beh, si sente meno solo perché ha trovato finalmente il posto che gli spetta, stare sul palco delle sardine nella prossima manifestazione. Mi sento meno solo con le sardine, questo dice Piff. Se si sente solo lui, insomma, troviamogli una fidanzata, direi. Nel frattempo, due notizie, un'altra notizia straordinaria di politica, il caso Azzolina. Come voi sapete, io mi sono accanito zero sul fatto che l'Azzolina abbia copiato la tesi con cui si è specializzato, o comunque con cui ha fatto qualche concorso. Non me ne fotte assolutamente nulla di che cosa fa con le sue tesi l'Azzolina. Ma mi sono stupito, e poi ho visto che anche Renzi si è stupito, che il Fatto Quotidiano, che fece un mazzo così alla copiatura delle tesi della Madia, ex ministro della funzione pubblica, ma del PD, non dice niente sull'Azzolina. Oggi, ovviamente, il Fatto ci ritorna e dice in prima pagina, posto che non l'aveva mai citato in prima pagina: non è vero! Siete dei. L'Azzolina non ha copiato, il software dice che non ha copiato. In realtà ha copiato, ma meno parole di quante ne abbia copiato la Madia. Ma poi in un pezzo grottesco, dice: poi non è una tesi quella dell'Azzolina, mentre quella della Madia era una tesi. Basterebbe leggere il pezzo sopra, sempre del Fatto, perché questo è il pezzo di sotto, in cui si dice la tesi dell'Azzolina. Quindi sotto dicono che non è una tesi, sopra dicono che è una tesi, e poi la differenza con la Madia sarebbe nel fatto che la Madia, non so, 3.000 parole e lei 300 parole. Quindi il tema è quante parole hai copiato, non quante su tutta quanta la tesi. Beh, vabbè, è una cosa grottesca se non fosse da pisciarsi dalle risate.
Roma ferma i diesel Euro 6 e qui tocca andare sul Messaggero che ci spiega quell'altra genialata della Raggi, PM10 alto, non piove a Roma da un po' di tempo come in tutta Italia, il PM10 alto, cosa fermi? Gli Euro 6, quindi voi cazzoni che siete andati a comprarvi il diesel Euro 6 sei mesi fa, un anno fa, perché pensavate che non inquinasse, inquina, quindi puoi andare con l'Euro 4 a benzina ma non con l'Euro 6, il diesel è morto, voi siete degli stronzi, ma perché non vi comprate una Tesla da 60.000 euro? Io sono un pazzo della Tesla. Mi piace moltissimo, viva le Tesla e le Urus per tutti quanti. Nel frattempo, se non hai una Tesla e una Urus, a Roma non puoi circolare. Ma la cosa grottesca, anche in questo caso, sembra il Fatto Quotidiano, Raggi e Fatto Quotidiano lì sono, sapete qual è? È che questi ti dicono che 700.000 auto non circolano per Roma e non aumentano il numero degli autobus. Quindi o affitti un elicottero privato, o vai con Uber, o vai con la tua Tesla, o se no mi dovete spiegare come diavolo i cittadini romani possono andare al lavoro. Straordinaria questa idea che tu impedisci ai romani di girare in auto e non gli dai gli autobus. Ragazzi, sarebbe da prendere le capocciate. Queste cose ci perdono le persone più ricche o le persone più povere, le persone più deboli o le persone più forti, le persone con l'autista o le persone con l'aritmo diesel. Non è che ci vuole un genio a pensare chi danneggia questa stronzata della Raggi. Tra l'altro il 60% dei 1400 mezzi pubblici romani, sapete, leggo sul Messaggero come sono, a gasolio. Quindi non ci sono mezzi pubblici e quei pochi che ci sono pure a gasolio, quindi loro possono andare a gasolio e noi Euro 6 molto più moderni non ci possiamo andare. Toc toc Raggi, leggiti le tasse invisibili, così magari con un disegnino capisci tutto. Coca-Cola se ne va in Albania, almeno così dice la sua proprietaria oggi al Sole 24 Ore, semplicemente perché gli costerà 20 milioni di euro in più produrla in Italia rispetto a Tirana per la sugar e la plastic tax. Complimenti a questo governo, 350 persone a Tirana, 350 persone a Catania, dove investa tra le due fabbriche la signora Coca-Cola? Obiettivamente dove gli costa la flat tax al 15%, come dice in Albania, contro un tax ratio del 60% in Italia, in più ci metti plastic e sugar tax. Questa è l'Italia che vuole produrre. Il Wall Street Journal oggi in un bellissimo pezzo ci spiega che gli americani consumano meno vino, meno 1%. E sapete perché consumano meno vino? Perché ci sono i millennial che preferiscono i cocktail e le bibite salutari. Nel frattempo lo stesso Trump vuole mettere, secondo quanto scrive Fubini e non solo lui sul Corriere della Sera, imposte e nuovi dazi in Italia. In realtà sapete perché? Per la vicenda Airbus. Nella vicenda Airbus ci sono stati aiuti di Stato nei confronti del produttore di aerei, ma questi aerei sono fatti da un consorzio in cui non c'è l'Italia, quindi l'Italia pagherà dazio per una cosa di cui non partecipa, in realtà dazi poi stabiliti dal WTO. Si litiga sul processo a Salvini e non tanto se mandarlo o no al processo, ma sulla data per cui farlo. Allora ieri vogliono, la minoranza centrodestra vorrebbe che si andasse il 20 a decidere se autorizzare o no a procedere i magistrati, mentre invece il PD, che lo vuole mandare a processo, lo vuole condannare, vuole fargli un mazzo così, dice beh no, ma facciamo dopo l'Emilia Romagna. Ah, insomma, se volete mandarlo a processo, perché ci si chiede, volete prendere tempo? Forse perché sapete che state facendo un piccolo eroe di una roba che non sa né in cielo né in terra. Le maggioranze in commissione sono così composte: 10 del centrodestra, 11 diciamo del governo giallorosso e 2 indipendenti. Perché stanno vincendo quelli del centrodestra sulla data? Almeno fino ad oggi così sembra, perché ci sono 2 assenti in missione del centro-sinistra. Ultima questione che vi ricordo, beh, stupenda la questione degli statali, sarebbe in campo un accordo per cui viene tolta quella norma di Brunetta per cui gli statali nei primi 10 giorni di malattia avrebbero una piccola decurtazione dello stipendio tra 10 e 15 euro, è una norma antifurbetti, diciamo così, il governo la vuole togliere, solo che c'è un problema che costa 350 milioni di risparmi in meno che si ha su quelli che si ammalano, e quindi il governo però la vuole cambiare, ma secondo me alla fine non avrà i soldi. Sulla Libia la cosa chiara la scrive Bonanni oggi, che non è certo un filo Putin, oggi tutti quanti Putin il grande nemico del mondo, poi quando sigla l'accordo, cerca di siglare l'accordo tra le due fazioni libiche, Haftar e Serraci, beh, diventa comunque il grande mediatore della pace in quella zona del mondo. Beh, insomma, Bonanni dice, se c'è una cosa che è certa è che l'Europa e l'Italia non contano un bel niente, il Mediterraneo è controllato da russi e turchi. Complimenti, ottima questa grande Europa, non solo della von der Leyen, ma di quell'altro genio di Juncker, che devo dire che hanno fatto veramente nulla per rendere l'Europa
centrale nelle questioni di politica internazionale. Intervista di Giorgetti, queste sono ultime due cose, al Fatto Quotidiano, al Foglio Quotidiano, al Foglio di Cerasa, in cui ci dice Giorgetti che è meglio ritornare al Mattarellum. Allora, in 80 righe, io vi giuro, 80 righe non ci spiegano che cazzo è il Mattarellum. E io sono ignorante, ma io penso di essere ignorante come voi che mi state seguendo. Cioè, ragazzi, cari amici miei giornalisti, è vero che siete dei fenomeni, che scrivete soltanto per voi, ma ce lo volete ricordare come un pochino funzionava il Mattarellum? Capisco che era forse un po' maggioritario, se era corretto, almeno una, cioè, non date per scontato tutto, perché la gente nella vita non pensa solo al Mattarellum, e ci sono state talmente tante leggi elettorali che forse converrebbe magari noi giornalisti ricordarci che parliamo con degli esseri normali e non con dei topi del palazzo, e quindi qualche volta ci manca un dettaglio quando scrivete questi pezzi. Comunque, quello che è certo è che lui vorrebbe il Mattarellum, nonostante abbiano fatto un referendum che vuole il maggioritario, ma lui vi spiega perché. Ultima questione personale, quel fantastico, intellettuale, straordinario, sofisticato, quel genio di Francesco Merlo, una testa di pera, si permette oggi liberamente, in un pezzo in cui io non c'entro assolutamente nulla, di dire che il sottoscritto insieme a Giordano sono giornalismo spazzatura. Allora, non so per quale motivo lui possa dire una cosa di questo tipo, a me mi frega molto, è un giudizio, può avere tutti i giudizi, però lui sappia che se il mio è un giornalismo spazzatura, il suo non è un giornalismo spazzatura, il suo è una specie enorme, gigantesca di discarica con sopra tanto profumo e tanti fiorellini. Sempre discarica rimangono, e a differenza sua io spero di essere, come possiamo dire, meno volgare, nonostante lo sia di più nei toni, perché penso che la sua è una volgarità di animo gratuita che veramente in pochi in Italia hanno. Francesco Merlo, il perfettino testa di pera che dà le lezioncine a tutti, soprattutto a quelli che non la pensano come lui. Ciao.